Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Il nostro è un parere nei confronti dell'Unione Europea siffatta, molto critico. Se il rigido rigore che sta contraddistinguendo la politica europea non sarà contrastato con determinazione dal governo, da questo governo, e quindi è il nostro invito che le facciamo, si avrà come unico e vero risultato quello di allontanare dall'Europa l'Italia reale, quella vera, quella che vive, si alza le mattine e va a lavorare e poi contribuisce a pagare le tasse. Siamo ad annunciare con forza che fin tanto che il governo che guida il nostro paese non si muoverà in difesa dei propri concittadini da un'Europa omologatrice, molto più attenta a difendere i bilanci statali delle banche, che non sembra promuovere la cultura della famiglia, delle culture locali, della cultura imprenditoriale attraverso l'incentivo alla piccola e media azienda e dell'agire in concerto per la gestione dei flussi migratori con politiche serie sia trasfrontaliere che comunitarie e tese a una seria e rigorosa integrazione, siamo ad annunciare che ha trovato alla fin fine nel nostro partito la Lega il suo più fiero oppositore. Vi ringrazio. Ecco, l'Europa a cui noi vogliamo pensare è l'Europa che, scusate il gioco di parole, pensa in grande, cioè pensa alle grandi tematiche e lascia le questioni di dettaglio ai singoli paesi. Quindi anche lì aprire maggiormente, non aver paura della competizione, della concorrenza, forse questa è la sfida più importante che deve essere fatta capire anche a chi magari negli altri paesi europei ha dei grandi, grandissimi produttori di energia, in alcuni casi dei quali anche di proprietà dello Stato, e che vogliono condizionare le politiche europee, magari condizionando l'azione dei loro governi. Intendiamo con questo voto dare una reale rappresentanza parlamentare a tutti i nostri concittadini, delusi da un'Europa che ci soffoca con la burocrazia, da un'Europa intenta a perseguire gli interessi della finanza e delle lobby, da un'Europa che sta schiacciando l'economia dell'Italia a partire dalla sua parte più produttiva, il Nord. Non tutti i partiti politici sono uguali, non tutti si sono sottomessi all'Europa delle lobby e della finanza. E la Lega Nord, che fonda la propria storia nella difesa delle autonomie e delle identità locali, farà una dura opposizione all'Europa della finanza e delle banche. Chiudendo, al governo diciamo in maniera chiara: o si mette a difendere l'Italia e gli italiani, il Nord e le parti produttive dagli interessi schiaccianti della finanza europea, o saranno gli italiani e i padani in testa a ribellarsi e a prendere l'iniziativa. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.